Ciao a tutti e bentornati su FiveRanker. Allora, ditemi un po', amate praticare sport all'aria aperta anche in inverno? Siete degli amanti della montagna? In ogni caso, se passate buona parte del vostro tempo all'aperto in inverno, quindi quando fa veramente molto freddo, probabilmente userete dei guanti, no? Ma non c'è niente di più fastidioso di avere i guanti e dover rispondere al telefono, o dover scattare una fotografia al paesaggio, dover fare insomma qualcosa con il nostro touchscreen che non funziona. Davvero negli ultimi anni ho iniziato a non usare più i guanti per questa ragione. Ma siccome io detesto il freddo, ho fatto una ricerca e ho trovato delle buone alternative, e cioè dei guanti che tengono calde le mani, ma consentono anche di utilizzare il touchscreen. Comodo, no? Ebbene, in questo video vi presenterò proprio quelli che sono, secondo me, i 5 migliori guanti termici con touchscreen, con i quali potrete utilizzare tutti i vostri dispositivi anche a meno 10 gradi. Restate là! I primi guanti di cui voglio parlarvi sono questi qui, e devo dire che sono perfetti per praticare sport invernali, o comunque in generale per praticare sport in inverno. Sono ovviamente resistenti al freddo, mantengono le vostre mani calde e non solo, le mantengono anche asciutte. E questo grazie al loro rivestimento interno fatto di pile. Ovviamente il pile è molto delicato sulla pelle, quindi non vi daranno fastidio, ma vi terranno veramente molto caldi. Anche a meno 12, meno 18 gradi. Questi guanti poi hanno il rivestimento SBR superiore sulla punta delle dita, oltre che una tecnologia touchscreen molto avanzata che vi permetterà di utilizzare appunto tutti i vostri dispositivi senza dovervi togliere i guanti. Se invece vi state chiedendo il materiale complessivo dei guanti, vi posso dire che la parte del palmo e la parte superiore è in silicone antiscivolo, ma anche resistente all'usura, insomma vi dureranno per un bel po'. Il fatto che siano antiscivolo è veramente molto comodo, perché vi permette comunque una migliore presa del vostro cellulare senza il rischio che vi cada dalle mani, e in generale ricordiamoci che sono guanti perfetti per fare sport all'aria aperta, e quindi sicuramente vi aiutano anche se avete le vostre mani per esempio sul manubrio di una bicicletta, prevenendo il rischio di scivolare, e così via anche per tutti gli altri tipi di sport all'aria aperta. Se invece siete più amanti dei guanti in pelle, questa è la soluzione che fa il caso vostro. Anche questi sono perfetti per svolgere attività all'aria aperta in inverno e sono veramente molto robusti e antivento. Diciamo che a differenza dei precedenti sono un po' più eleganti, quindi vanno benissimo per praticare sport all'aria aperta, ma in realtà sono perfetti anche per tutta la vostra giornata, quindi ogni volta che dovete passeggiare al freddo in inverno, dovete viaggiare e così via. La pelle è morbida, calda, confortevole, alla moda e dura anche molto. Come vi dicevo prima, sono antivento, quindi sono caldissimi, vi permettono veramente di tenere le mani calde per molto tempo, e la loro apertura e chiusura è con una fibbia. Ma ovviamente anche loro, tra le altre cose, hanno la possibilità di utilizzare touchscreen. Niente di più comodo, insomma, per i vostri dispositivi. Passiamo ai prossimi, che hanno appunto la tecnologia che vi consente di utilizzare il touchscreen su tre dita, pollice, indice e medio. C'è infatti un tessuto conduttivo speciale che vi consente di utilizzare touchscreen, dispositivi GPS, tablet, quant'altro. Se non vi piacciono i materiali che abbiamo visto in precedenza, questi faranno sicuramente al caso vostro, perché il rivestimento è in pura, semplice, ma molto calda, lana. Quindi sono ovviamente molto caldi e anche molto morbidi da indossare e da tenere per lungo tempo. Il palmo invece è in silicone antiscivolo, ancora una volta per tenere ben saldo il vostro cellulare. Ma non solo, anche per garantirvi una maggiore sicurezza, per esempio se siete in bici. Perché chiaramente avendo un palmo in silicone antiscivolo, questo vi consente di avere una migliore presa sul manubrio, sui freni e così via. Quindi una maggiore stabilità, insomma. Se invece cercate qualcosa di molto leggero, quasi come se non ce l'aveste, ma che allo stesso tempo vi consente di avere delle mani calde durante le giornate invernali,
Allora, questi sono i guanti che fanno al caso vostro. Innanzitutto, come vi dicevo, sono molto leggeri, quindi facili da trasportare, semplicissimi e comodi da infilare e il materiale è elastico e questo chiaramente vi aiuta molto perché aderisce perfettamente alla vostra mano, si adatta alla forma delle vostre dita. Sono secondo me indicati un po' per tutti, quindi dai più piccoli fino ai più grandi, e possono essere, perché no, anche un bel regalo per chi vive in una zona molto fredda, per chi deve fare un viaggio in una zona molto fredda. Anche questi, come i precedenti, hanno il tessuto touchscreen su pollice, indice e medio, e quindi ovviamente potete rispondere al vostro cellulare, scattare delle foto comodamente senza doverveli sfilare. E anche questi hanno un sistema antiscivolo sui loro palmi e questo è molto comodo per tenere una bella presa, come vi dicevo prima. E non vi preoccupate, la fodera interna è molto calda e tra l'altro è anche molto soffice e molto morbida, quindi li potete tenere per molte ore. Se volete essere invece un po' come l'uomo ragno dello schermo, allora avrete bisogno di questi guanti perché, udite udite, hanno la tecnologia touchscreen su tutte e cinque le dita, su tutti e cinque i polpastrelli. E tra l'altro il materiale di cui sono fatti consente veramente ottime prestazioni, non avrete il rischio che, non so, non vi passi il dito sullo schermo, assolutamente. Anche questi guanti sono realizzati con materiali molto molto morbidi e una cosa che mi piace molto è il polsino, che è elastico, perfettamente aderente al vostro polso e questo protegge non soltanto dal freddo, ma anche dall'acqua. Ancora, il materiale esterno respinge l'umidità in generale, una cosa molto figa, soprattutto se vivete in una zona particolarmente umida. Infatti c'è proprio uno strato che funge da idrorepellente. Quindi insomma, anche se raccogliete palle di neve, non vi preoccupate, non vi si bagneranno le mani, quindi comunque vi resteranno calde. Bene, questo è tutto per questo video, ma se siete delle persone particolarmente freddolose, vi consiglio anche di dare un'occhiata al video in cui vi suggerisco 5 delle migliori coperte termiche per le giornate particolarmente fredde. Quindi i guanti sono perfetti quando siete fuori casa e le coperte quando siete a casa. Potete trovare il link per il video qui in alto nella card o giù nella descrizione. Non dimenticate poi di seguire 5 Ranker anche sui nostri social, di dare un'occhiata al sito se vi va, altrimenti io vi aspetto prestissimo con un altro video. Ciao ciao!